Amici di Fano TV, ci siamo addentrati nel nostro entroterra per arrivare qui ad Acqualagna, perché in questi giorni si sta tenendo la 53esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Acqualagna. Qui alle mie spalle siamo nel fulcro della manifestazione, abbiamo Piazza Mattei dove ci sono gli espositori e i ristoratori che propongono le specialità di questo principe della terra. Là da dove siamo arrivati c'è il Pala al Tartufo con gli espositori, con le eccellenze territoriali, perché qui si racconta un territorio, si celebra il principe della terra, il tartufo bianco pregiato, ma si celebra anche un territorio che ha tanto da offrire in termini di produzione, di materie prime e anche naturalmente di esperienze. Sì, perché quest'anno abbiamo una novità qui ad Acqualagna, è stato inaugurato un museo nuovo di Trinca, tecnologicamente avanzatissimo, proprio tutto incentrato sul tartufo. Tante cose qui ad Acqualagna per questa 53esima edizione della fiera dedicata al principe della terra, il tartufo bianco pregiato. La vera novità di quest'anno qui alla 53esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco ad Acqualagna è l'apertura, l'inaugurazione per un museo interattivo, multisensoriale, proprio dedicato al tartufo e alle sue peculiarità. Siamo a ridosso proprio dell'entrata, cerchiamo di farvelo conoscere, il Museo Esperienziale del Tartufo. Possiamo dire che è un museo esperienziale, si può usare questo termine? Assolutamente, il termine più giusto. L'obiettivo è proprio quello di avere un'esperienza un po' proprio a 360 gradi nel mondo del tartufo. Il museo infatti è stato strutturato dividendolo in tre macro sezioni. C'è una prima parte legata alla scoperta, quindi proprio alla cerca del tartufo, l'addestramento del cane, le tecniche, anche qualche trucco proprio per dei cavatori, e anche poi tutti i pannelli che ci spiegano le varie tipologie di tartufo, e anche una parte legata proprio alla biologia e alla scienza in collaborazione anche con dei professori dell'Università di Urbino. E una seconda parte che è stata intitolata l'iniziazione riguarda invece un po' il mito del tartufo, quindi riferimenti alla letteratura, al cinema, alla musica, con la famosa battaglia, guerra dei maccheroni di Rossini e di Dumas. E si finisce poi nella terza, diciamo, macro sezione, che è stata intitolata La rarità, e che in realtà prende in esame il tartufo analizzando un po' anche tutto il discorso geografico, economico, quindi anche la filiera locale, qualcosa anche più legato al contesto locale, e si finisce con una sorta di banchetto virtuale, quindi con un tavolo dove verranno proiettati tre piatti con tre ricette di tre periodi storici differenti, che avremo modo quindi di scoprire, diciamo. È tutto molto interattivo, digitale, quindi touchscreen, video proiezione, anche annusare, sentire l'odore del tartufo ovviamente, e in questo quindi anche molto adatto e divertente per i bambini, insomma, per tutte le età. Certo, quindi ci sono delle esperienze anche tattili e olfattive, quindi uno, esatto, non è che legge e basta, ma... Assolutamente, ci sono proprio esperienze olfattive che ci permettono anche di capire le
i diversi sapori, i diversi odori, le sfumature, anche nella differenza tra tartufo nero e tartufo bianco ovviamente, e anche tattile, appunto perché essendo tutto molto digitale sono proiezioni, video e appunto touch. Benissimo, allora ci fai vedere questi tre ambienti, sì. Io ti seguo, Prego. Cioè, a posto, bene, allora andiamo, venite. Allora, la prima sala. Qui siamo proprio nella zona interattiva, diciamo, qui ci sono delle cose dove andare a mettere le mani e anche il naso, e è il vero? Naso, perché ho notato da questa parte, che cosa sono queste? Allora, queste sono proprio, diciamo, le due postazioni che ci permettono, grazie a questo meccanismo, quindi di annusare quello che è appunto il profumo del tartufo bianco e del tartufo nero, e questo ci fa un po' vedere quelli che sono gli odori che dovremmo sentire all'interno di questo profumo molto più complesso ovviamente. Quindi insomma col naso uno si avvicina e sente quello che c'è teoricamente scritto. Esatto, quello che si può mangiare poi dopo alla fiera. Siamo in un altro spazio, siamo saliti al piano superiore. Questo è uno spazio che sembra insomma un'aula, sembra, che cos'è? Esatto, questo è uno spazio didattico che è concepito proprio per fare attività didattiche anche con le scuole o anche con gruppi di privati che vogliono appunto prenotarsi una visita guidata e poi fare delle attività laboratoriali qui dentro, ma ovviamente è molto interessante per instaurare poi anche un rapporto con le scuole e attività anche costanti con le scolaresche, in italiane e anche straniere, perché come avete visto tutto il museo in realtà tutto è tradotto, sia i pannelli espositivi, anche comunque le persone che lavorano a questo progetto hanno anche la possibilità di fare magari attività che possano coinvolgere anche un target straniero e quindi rivolgersi a un turismo internazionale. Quindi un museo aperto a tutti, grandi e piccini, soprattutto per regalare esperienze, per fare una vera full immersion nel mondo della cerca, del tartufo, dei tartufai e di quella che è la matrice di questo territorio così bello e così produttivo e così ricco di questo principe della terra che è il tartufo bianco pregiato.
Piazza Mattei, il fulcro della manifestazione, produttori e naturalmente commercianti di tartufo da una parte e ristoratori e proposte gastronomiche dall'altra, ma poi laggiù in fondo il Pala Tartufo con i produttori locali delle eccellenze territoriali. Insomma, tutto qui a Qualagna, la sua piazza, Piazza Mattei, è una bomboniera dove si celebra questo ricco e succulento prodotto della terra, il tartufo bianco pregiato. Crede da tanto tempo in questa manifestazione, siete main sponsor oltre che a essere sulla Piazza Mattei presenti da tanto tempo. Insomma, quest'anno che stagione è per il tartufo e per voi che commercializzate i prodotti del tartufo? E allora, quest'anno si è aperta una stagione molto positiva. E il tartufo c'è, di buona qualità, abbiamo dei prezzi più accessibili rispetto all'anno passato. Quindi devo dire che insomma anche l'affluenza è stata molto molto positiva, le persone hanno ben accolto questa fiera, hanno acquistato più volentieri il tartufo insomma quest'anno. Quest'anno erano sì, più stimolati. Erano più stimolati. Senti, esatto. Il tempo non vi ha voluto benissimo perché sono stati almeno fino adesso giorni un po' impegnativi, però tanta gente comunque, quindi c'è una voglia di esserci a prescindere, un appuntamento immancabile. È vero, è vero. L'affluenza c'è e per cui le persone hanno avuto il piacere di venire nonostante anche la pioggia li abbia un attimo, come dire, abbiamo temuto per qualche giorno, ma poi insomma è stato un trend bello, positivo e piacevole poi venire a questa fiera. Quest'anno c'è stata anche la novità di un museo del tartufo molto importante che fa ancora di più avvicinare così i consumatori al tartufo, a tutto questo mondo del tartufo molto molto bello insomma. Senti, a parte insomma i due principi della terra, quello nero e quello bianco, di cui abbiamo qui un nutrito esempio di varie forme e pezzature, però voi avete anche una gamma di prodotti che girano attorno al tartufo, infinita possiamo dire, sono tanti modi per poterlo veicolare e assaporare. Assolutamente sì, per noi è molto importante far capire questo, che il tartufo è assolutamente un prodotto della terra eccezionale e ci piacerebbe così avvicinare tutti e fare in modo che il tartufo possa essere di tutti tutti i giorni, e per far questo si devono abbinare il mondo dei derivati del tartufo che sono un asso nella manica in cucina, possono essere utilizzati tutto l'anno e ottime basi, ottimo accompagnamento a questo piatto insomma e a questo preziosissimo fungo come il tartufo è. E questa sapiente opera di, insomma, di ricerca, di produzione di derivati del tartufo, come li delle chiamate, permette a tutti quanti noi di assaporare durante tutto l'anno, volendo e potendo, anche qualcosa che è legato al tartufo. Poi in questi casi, se si viene qui ad Qualagna in queste giornate, si ha a disposizione questo qui, è il massimo, il massimo. Varie pezzature, varie tipologie. Varie pezzature, varie tipologie, partiamo da un 1.700-1.800 al chilo fino ad arrivare a 2.700-3.000 al chilo quest'anno, quindi siamo un pochino più bassi dell'anno scorso perché c'è più raccolta. E vedo anche rispetto agli altri anni delle forme più arrotondate, più dolci, gentili. L'anno scorso mi ricordo delle cose un po' dal terreno dove vengono trovati, dipende dal periodo che ha piovuto, quindi sono diverse cose che fanno la differenza sulla forma del tartufo. Ecco, diciamo, prendiamone uno medio, questo ad esempio permetterebbe a 5-6 persone di poter, vediamo, facciamo la prova del nord. Calcolato su un piatto 10 grammi e sono 4 persone. 4 persone insomma. Ci mangiano bene. Quindi se volete insomma c'è a disposizione lui in prima persona, ma se volete ci sono anche tante possibilità per gustarlo in vari momenti dell'anno. We'll be right back.
quest'anno l'occhio trova sfogo, diciamo, rispetto all'anno passato, veramente pezzature e anche dimensioni. È vero, sì, è una buona annata questa, e sono molto profumati e c'è dei bei tartufi. Dai, ci siamo un po' rifatti dall'anno scorso, è vero, che è stata un'annata pessima. Un patimento sì, per non voi. Si provava niente. Qui avevate veramente delle bricioline. Delle bricioline, insomma, però insomma, la terra dà quello che insomma, purtroppo certo, no, riesce a produrre. È legato al clima, a tutto. Voi siete un'azienda storica, sì, tre generazioni. Sono tre generazioni. Tre generazioni. Dal 1920 che abbiamo questa attività del tartufo. Mio nonno è tra i fondatori di questa fiera, quindi insomma, ne vado fiera. Ne va fiera, quindi la tradizione, la storia, sì, di 53 anni. I diplomi anche della prima fiera del tartufo, quindi dai, ecco. Per noi è una tradizione. La famiglia Tofani. Ad Acqualagna. Ad Acqualagna, un po' l'essenza di questa fiera. Speriamo, dai. Quindi voi che le avete viste tutte, cioè che evoluzione ha avuto questo evento così voluto? Sì, è partito che in pratica è stata quasi una scommessa del sindaco di allora con due commercianti locali, e poi piano piano hanno coinvolto altre ditte così, e la gente comunque ha apprezzato, anche perché comunque era nota magari più a Alba, perché certo, invece il tartufo di Acqualagna è tra i più profumati. Sì, in assoluto. E quindi poi noi glieli mandiamo da anni, quindi, sfatiamo il mito. Sfatiamo il mito. Che il tartufo di Acqualagna è uno dei più profumati, poi l'ha sentito da assolutamente solo. Sì. Non c'è la quarta dimensione, ma vi possiamo assicurare che il profumo c'è. Il profumo c'è, ed eccezionale. Tantissime anche varietà di possibilità di presentarlo, perché vedo che avete anche delle paste, avete dei poi derivati, dopo, c'è tanto. Sì, poi da allora poi si sono sviluppate diverse aziende che fanno una produzione comunque sempre a livello artigianale, con il prodotto locale, e realizziamo diverse cose, diversi prodotti, da tagliatelle, formaggi, oli, salse, un po' di tutto. Per poterlo gustare in tutte le sfaccettature. In tutte le sfaccettature, anche per tutte le tasche. Per tutte le tasche. Certo. Però diciamo che quest'anno anche la tasca è un po' più abbordabile. È un pochino più abbordabile. Si riesce sì, a fare una. Sì, sì, almeno sì, cavarsi, sì, come si dice, lo sfizio. Infatti. L'importante però, diciamolo, acquistate il prodotto da persone di fiducia, rivenditori autorizzati che hanno una proprio, tracciabilità, sì, come voi. Che sì, non da persone, ecco, perché ce ne sono tanti che magari non hanno neanche le licenze. Esatto. Ecco, Rivolgetevi se dovete spendere i soldi, perché i soldi sono sacri, quelli che decidete di spenderli, però affidatevi a persone serie che vi garantiscono un prodotto di alta qualità, e soprattutto Verissimo. I vostri soldi sono soldi spesi bene. E poi ci ritrovate, quindi abbiamo sempre tutti qui, i riferimenti.
Igles Corelli, allora, Roscella d'Oro 2018, ma anche protagonista di un cooking show. Prima volta da Colagna? Devo dire che è la prima volta, anzi, è una vergogna. Io sono venuto alla Gola del Fulo, ma a Colagna conoscevo il prodotto perché è di grande qualità, però a Colagna, non ero mai venuto. Piacevole sorpresa, una piccola chicca. Piacevolissima sorpresa, in più anche ho incontrato delle persone veramente gradevoli, poi il sindaco mi ha fatto questo dono, poi ho letto il nome di Gualtiero Marchese, quindi figurati ancora di più. Una, se si vuol dire, se fosse possibile, sottolineatura di essere uno degli ambasciatori della cucina italiana e soprattutto di aver scritto pagine importanti della nostra gastronomia. Qui ad Acqualagna una piccola chicca, quella della Roscella d'Oro, che però qui ci tengono in modo particolare a dare a persone che hanno una storia al proprio seguito e quindi che vogliono enfatizzare questo territorio. Devo dire che la cosa mi ha fatto estremamente piacere, la porterò nel cuore, la porterò in giro perché il prodotto vale, è un grande prodotto, quindi il tartufo per Corelli in futuro sarà Acqualagna. A disposizione dei visitatori oltre una cinquantina di espositori posizionati qui nel padiglione, nella Pala Tartufo. Eccellenze territoriali da tutta Italia, possiamo dire dalla Sicilia fino alla Puglia, ma anche fino alle Marche e all'Umbria. Insomma, un po' un racchiudere tutte le eccellenze italiane in un unico luogo. Siamo all'interno del padiglione del Pala Tartufo, qui l'AIS Montefeltro, Raffaele Papi, il delegato, assieme ai suoi colleghi, illustra anche quelli che è il progetto di Bianchello d'Autore, che qui vediamo alle nostre spalle raggruppati in una foto tutti i protagonisti, 9 produttori di Bianchello, perché come dicevamo il Bianchello è il vino ufficiale della manifestazione, ma qui c'è un progetto anche concettuale alla base di quest'idea, giusto Raffaele? Sì, certo, far riscoprire il Bianchello, perché sembra strano, ma anche nel nostro territorio negli anni il Bianchello è sempre stato sottovalutato, vuoi il nome, vuoi altre cose, comunque è sempre stato sottovalutato. Oggi con questa importante immagine che i produttori hanno dato, che troviamo qui alle nostre spalle, cercano di ridare un giusto collocamento nel mondo enologico del Bianchello. Ovviamente non serve solo l'immagine com'è, ma sicuramente l'immagine è un primo passo per poi far apprezzare i loro grandi vini. Ecco, loro qui insieme a Raffaele e i suoi colleghi mostrano e guidano un po' i consumatori, i visitatori della mostra, della fiera, a conoscere magari produttori che forse non sempre vengono così conosciuti e valutati, e questo è un po' anche il vostro compito, voi siete un po' degli ambasciatori della produzione e del buon vino. Certo, noi qui facciamo degustare a chi ci viene a trovare ogni forma di Bianchello che produce, ma oltre a questo abbiamo anche altre etichette sempre della stessa azienda con vitigni diversi, vitigni molto particolari, e ovviamente senza dimenticare che il nostro Bianchello è il vino della nostra provincia, il vino che il prossimo anno compierà i 50 anni di denominazione, quindi è un passo importante e quindi ci prepareremo al meglio per tutto questo. Allora, tu insieme ai tuoi colleghi siete degli esperti, tu sei un sommelier e quindi al vino gli dai del tu,
ma la nostra produzione, diciamo, territoriale, anche navigando nel territorio, com'è? C'è un salto di qualità? Possiamo ben sperare per un giusto posizionamento non solo del Bianchello ma di tutta la nostra produzione nel panorama nazionale e anche internazionale? Sì, la nostra crescita è incominciata più o meno 10-12 anni fa. Questa è la nostra crescita, però erano magari poche aziende rispetto alle attuali. Adesso la qualità nel totale dell'azienda è aumentata tantissimo e quindi abbiamo comunque dei grandi vini ad un ottimo prezzo. Quindi sicuramente la nostra forza è avere un buonissimo prodotto in bottiglia e comprarlo a un giusto prezzo. Bene, allora, se venite da Qualagna, ok, il tartufo, una bella tagliatella, un acquisto mirato qui dagli espositori, ma non mancate di venire qui nel padiglione dell'AIS, perché Raffaele e i suoi colleghi sono ben lieti di mostrarvi il progetto Bianchello d'autore, ma tutta la produzione che gravita attraverso questi nove produttori, nove aziende agricole che hanno investito nel territorio e hanno investito anche in un discorso culturale di crescita, perché poi si fa cultura, non solo produzione. Sì, la cultura è importantissima, poi noi dobbiamo pensare che intorno a noi abbiamo delle bellezze uniche, quindi dal mare alla montagna, passando per le colline, i nostri fiumi, quindi lavorare su un'immagine complessiva del territorio. Quindi la grande cultura, pensando ad Urbino, a Rossini, che quest'anno festeggia i 150 anni dalla morte, quindi le tante caratteristiche che abbiamo e portarle in un calice in giro per il mondo. Bene, Qualagna, tartufo bianco pregiato, Bianchello d'autore, AIS Montefeltro. Sindaco, allora 53esima edizione, 53 anni di tartufo, 53 anni di territorio, un'edizione particolarmente significativa per la presenza, anche l'apertura, l'inaugurazione di un presidio importante per voi. Sì, partiamo subito appunto dal Museo del Tartufo, che è la grande novità della manifestazione di quest'anno e sarà uno spazio permanente aperto al pubblico durante tutto l'anno, dove noi raccontiamo cos'è il tartufo per Qualagna, qual è l'identità legata al tartufo, le nostre tradizioni, cosa c'è, insomma, tutta la filiera, da, insomma, prima del piatto o prima di avere il tartufo sopra il piatto c'è chi la mattina si alza con il cane, con la ruscella e lo va a trovare. Quindi raccontiamo questo, è uno spazio molto divertente anche per i più piccoli e quindi sarà aperto tutto l'anno.
Avete avuto un particolare occhio quest'anno anche al periodo, avete allungato le giornate, tanti personaggi importanti di primo piano si sono alternati nel Sabato del Gusto, però anche la gente, i produttori, è un'edizione particolarmente ricca questa. Sì, sono tantissimi gli appuntamenti, io dico sempre di vedere il sito del Comune di Acqualagna, acqualagna.com, la pagina Facebook dove li dettagliamo tutti, dalla musica alla presentazione dei libri, ai cooking show soprattutto, ai personaggi che sono presenti, insomma, e poi tutte le attività che ci sono per i bambini, della ricerca del tartufo, i laboratori di ceramica e tanto altro. Quindi abbiamo ancora un altro weekend di fiera e con il tempo speriamo sia anche migliore di quello che ci ha riservato in questi giorni. Però c'è veramente grande soddisfazione perché un pubblico di qualità, ogni anno vediamo che un pubblico diventa sempre più importante, i produttori sono contenti, quindi nonostante la pioggia, insomma, si può tirare un sospiro di sollievo. Ecco, non è una fiera per addetti ai lavori, è una festa per tutta la famiglia, possiamo dire, e questo ci tenete a sottolinearlo. Assolutamente sì, insomma, è questo un po', vogliamo puntare su questo, su cercare di dare un'esperienza insieme alla riserva del Furlo, perché poi con la navetta è molto semplice andare al Furlo, quindi vivere anche i colori autunnali che sono quelli tipici della Gola del Furlo, molto suggestivi e con tante attività anche per i bambini, quindi ambiente e enogastronomia sono due, sono un binomio molto importante. Acqualagna è la capitale del tartufo fresco tutto l'anno, ma ovviamente la Fiera del Bianco è l'evento principale di valorizzazione di questo prodotto. Ruscella D'Oro è un personaggio che nella gastronomia italiana ha dato tanto, ha significato, ha segnato momenti storici importanti, dopo Gualtiero Marchesi arriva Igles Corelli, insomma, ci tenete che questo piccolo riconoscimento sia sul petto di chi crede in certi valori che sono poi anche i vostri valori? Sì, quello della Ruscella, come dico, non è solo un riconoscimento ma anche un impegno insomma a valorizzare il territorio, Acqualagna, il tartufo e ovviamente chi lo riceve quando guarda l'albo d'oro diventa sicuramente orgoglioso e quindi vogliamo valorizzare anche chi, gli chef che ormai sono veramente degli attori popolarissimi, insomma sono quelli che più di tutti possono veicolare il messaggio che c'è dietro il prototipico, dietro la qualità e dietro la cucina, la ristorazione appunto di qualità, per cui Igles Corelli è sicuramente uno degli esempi di questa cucina, ma tanti altri chef ci saranno e si susseguiranno all'interno della Sotto la Gustare negli appuntamenti da qui a seguire.